Lo vedo intanto collegato il direttore generale proprio del team Altamura, Nico Squicciarini. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno ragazzi, ciao Luca, Ciao ciao Nico, Mario. ben ritrovato. Altamura al lavoro ad In viaggio, Alfedena, in Nico. viaggio peraltro, Altamura al lavoro ad Alfedena, quindi nell'Alto Sangro fino al 3 di agosto. Parto dall'ultima ufficialità in ordine di tempo, poi oggi potrebbe arrivare anche quella per Bernardotto, però parto da Vito Leonetti, una firma per quanto riguarda il calcio di Serie C, un giocatore che arriva dal Cerignola. Insomma, Squicciarini, un movimento di mercato importante come tanti altri in precedenza dell'Altamura. Sì, Vito l'abbiamo voluto fin dal primo momento. Abbiamo subito chiesto ai suoi procuratori, insomma, se c'era la possibilità che il ragazzo si muovesse. E poi, insomma, è iniziata la trattativa, poi il Cerignola ha deciso di darlo e nel momento che loro hanno dato la possibilità, hanno dato l'apertura, l'abbiamo preso immediatamente perché era un giocatore che volevamo fortemente. Innanzitutto, Nico, salutiamo il tuo autista personale, Angelo Continizio, che ti sta portando ovviamente a Campobasso per l'amichevole di oggi pomeriggio. Parto da un dato, non è rivoluzione totale, ma quasi, perché poi ci sono tantissime novità e pochi protagonisti della passata stagione. È stata una scelta già decisa nel momento in cui avete salutato la Serie D o è una strategia che è diventata poi con il passare delle settimane necessità? Alla fine, per quello che ci hanno dato i ragazzi l'anno scorso, non finiremo mai di ringraziarli. Loro hanno scritto la storia dell'Altamura Calcio e questo non glielo toglierà mai nessuno. Se fosse stato per il cuore, insomma, avremmo confermato tutti, però alla fine poi col direttore, con l'allenatore che abbiamo scelto, si sono fatte delle valutazioni tecniche e insomma si è deciso di prendere questa strada qua a malincuore, ma purtroppo è stata una scelta ponderata e speriamo insomma che il tempo ci dia ragione. Anche perché poi esistono le categorie, Esatto. effettivamente, ed è giusto poi viaggiare in una determinata direzione. Nico, ti conosco da un po' di anni, so che è una voglia matta, pazzesca di Serie C. Stai contando i giorni verso un clamoroso doppio esordio. Andrete a Crotone alla prima di campionato, una realtà che fino a 3 anni fa giocava in Serie A, Esatto. e poi al San Nicola, team Altamura contro Foggia. Avresti mai immaginato 2 o 3 anni fa un film del genere? Magari 3 anni fa no, però l'anno scorso, all'inizio della stagione, tu ricordi, insomma, eravamo convinti, io ero convinto. Penso che ce lo siamo meritato, mostrarci a volte morire potire, quindi adesso ci godiamo questa nuova situazione e vediamo un po' fa paura dover pensare di incontrarsi con certe realtà, però sicuramente ci ambienteremo anche là. Alle Luca, io la 17. domanda per farvi innervosire, Nico E Squicciarini, allora come te la la tengo pensi? nel finale, te la tengo per ultima. Io resto sul campo alle 17, c'è questa amichevole contro il Campobasso, insomma, test contro un avversario di pari categoria che peraltro è candidato ad essere protagonista nel suo raggruppamento. Diciamo, sarà una prima partita molto indicativa, è chiaro, è ancora calcio di luglio, però un po' di attesa immagino ci sia. Sì, siamo curiosi della squadra, certo, sto lavorando tantissimo, quindi si potrà, non potrà vedere, però è già un primo test indicativo perché gli altri due test che abbiamo fatto sono stati, diciamo, leggeri. Ha fatta proprio una scelta nel primo, nel secondo il Pescara ha avuto dei problemi e quindi non lo abbiamo potuto incontrare. E adesso, oggi siamo curiosi di vedere, insomma, i ragazzi
soprattutto i ragazzi giovani e qualche ragazzo che viene con noi dalla D, insomma, vederli confrontarsi con queste, con questa nuova realtà e vedere come reagiscono. Mario, a te l'ultima. L'Altamura giocherà, ormai lo sappiamo, le prime gare, chissà quante, casalinghe del nuovo campionato al San Nicolai di Bari, che è sicuramente una bellissima platea, un palcoscenico affascinante, però l'Altamura vuole tornare nella propria casa al D'Angelo. Quando tornerete al D'Angelo? Che fine hanno fatto i lavori, Nico? Mi fai una bella domanda, ma non so risponderti. In realtà tu ricordi la conferenza stampa che facciamo un mese fa al comune? Sì. Quell'incontro col sindaco, tu eri presente. La mia domanda sul cronoprogramma che loro sbandierano dei 70-80 giorni, io chiesi, ma a partire da quando? E quel quando, quell'inizio non si vede ancora. Oggi c'è un incontro in comune, ci sarà il nostro presidente, aspettiamo notizie. Certo che la situazione è gravissima, sono passati 4 mesi dalla vittoria del campionato e non c'è stata ancora l'assegnazione definitiva. Qualcuno forse non si rende conto della gravità della situazione, di cosa significa gestire 4 squadre non avendo un campo, ma avendo campi disseminati per la Puglia. E non è solo il giocare a Bari, che poi per me è un'altra cosa deleteria, però siamo costretti e fin quando dovremo farlo lo faremo, ma è tutta la gestione della settimana tipo, sia dalla prima squadra, dalla primavera, dell'under 15, dell'under 17. È una situazione imbarazzante, imbarazzante. Ed è una situazione che deve avere presto una fine, una soluzione, altrimenti si mina gravemente il progetto Team Altamura fra i professionisti. Questa è la realtà dei fatti, perché anche far venire qualche giocatore non è voluto venire ad Altamura, è importante proprio per questo motivo, e noi lo potevamo prendere. Però quando ha saputo che ci si allenava a 40 km, 40 ad andare, 40 a tornare, che non si sapeva dove dovevamo giocare, capisci bene che un professionista che ha varie richieste preferisce andare da un'altra parte. È una cosa umiliante, insomma, non essere scelti non perché la società non sia seria, non perché il progetto non sia importante, ma perché le istituzioni non ci danno il minimo necessario affinché una società professionistica possa sopravvivere. Un vero peccato. Assolutamente sì, anche se poi Mario mi risulta che alcuni dei giocatori che un mese fa hanno detto no all'Altamura poi si siano rifatti vivi negli scorsi giorni, convinti, ecco, dal progetto tecnico che stanno mettendo in piedi. Noi auguriamo davvero buon lavoro alla Team Altamura e a Nico Squicciarini, direttore generale, e buon viaggio ovviamente per Campobasso alle 17, allenamento congiunto Campobasso-Altamura. Grazie, a presto. Ciao Nico, ciao Angelo. Un abbraccio.